Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno a te. Sono Dove Brown. Ci troviamo? Siamo a Torino, in centro storico e a 200 metri dalla stazione di Porta Nuova. Questa è una piazzetta molto piccola, cara ai torinesi, si chiama Piazza Paleocca. E qui sopra c'è il? Famosissimo, 5 mesi che abbiamo aperto, Attic Hostel Torino. Ma non ci dire ancora nulla, ce lo fai vedere? Certamente, prego, seguitemi. Andiamo. In realtà sono 4, il quinto piano è superabile con due rampe di scale, ma fa molto comodo arrivando con gli zaini avere l'ascensore fino al quarto piano. Assolutamente, anche con le biciclette. Soprattutto con le biciclette, periodo molto frequentato dai ciclisti questo. Grazie. Allora, benvenuti Attic Hostel Torino, finalmente all'interno della struttura che era disabitata da 60 anni ed è stata utilizzata e ristrutturata completamente per realizzare un ostello. Piccole dimensioni, formato casalingo, questo era l'interesse del mio, di mia moglie e di chi gestisce e manda avanti la cosa. Ci racconti in poche parole la storia dell'Attic Hostel? Allora, la storia è nata, diciamo, un anno e mezzo fa, è stata portata avanti con molto impeto, con molta, diciamo, passione, ed è costata, diciamo, la ristrutturazione dell'intero stabile, sono 300 metri quadri, un anno di lavori per riportare a nuovo questa struttura che era originariamente una soffitta, una serie di soffitte che erano disabitate da tantissimo tempo. In qualità di architetti io e mia moglie abbiamo provveduto alla ristrutturazione completa, disegnando tutti i dettagli, cercando di portare in questi spazi un ambiente familiare e quindi utilizzando anche oggetti e cose provenienti dalle nostre abitazioni, dalla casa di campagna, dalla zia, regali dei cugini, eccetera. È venuto fuori un gran mix che tuttavia ha il suo effetto. La gente viene contenta e si sente a casa, che era quella il principale obiettivo di questo lavoro. Ci sono, e quindi, dietro la struttura che ospita tutte queste persone, solo in 5 mesi ci siete tu e tua moglie. Io, mia moglie e mia figlia. Mia figlia mi dà una mano, mia moglie anche, la maggior parte del tempo lo trascorro io qua, però in 5 mesi abbiamo portato tutto il mondo in questo piccolo locale. Bellissimo. Questa è la nostra... Siamo molto fieri di aver ottenuto un risultato del genere, e il mappamondo lì rappresentato dimostra che ci sono persone che arrivano veramente da tutto il mondo. Fantastico, ci fai vedere le camere? Ma come, certo, prego, seguite. Vado avanti io, con poco rispetto mi vado avanti io. Allora, corridoio distributivo con 8 camere da letto di diverso tipo, bagni in comune per uomini e donne separate, possiamo vederne una, questa è uno dei due bagni in comune. Vediamo la camera da 6 letti, che forse è la più rappresentativa per la qualità di un ostello. Allora, 6 letti con letti a castelli, personalmente disegnate da me e mia moglie, probabilmente il canto del cigno dei due architetti, perché sono stati studiati e pensati per il massimo del comfort. Alcuni di questi hanno anche nella parte inferiore le tendine. Ogni letto ha una lettera a cui corrisponde anche un armadietto con la medesima lettera. Abbiamo sfruttato il più possibile tutti gli spazi che il comune non consente di utilizzare alle persone, cioè da 1,60 m in giù, non potendosi utilizzare, abbiamo utilizzato gli spazi per dare locker di una certa grandezza. La vista è anche molto bella, l'edificio è tutto originale, le travi sono state recuperate, ristrutturate, ripresentate dopo i vari trattamenti necessari a norma di legge, ma sono state di nuovo riportate alla loro origine e posizione, esattamente come erano costituite. Questa è forse la camera più rappresentativa, come ho detto prima, per un ostello. Letti a castello molto solidi, l'unica cosa alla quale abbiamo badato particolarmente è la solidità del letto, in modo che siano... E questo possiamo anche farlo vedere direttamente. Sì, che non... Assolutamente. Ce ne fai vedere un'altra? Volevi farcene vedere un'altra? Prego.
vi faccio vedere un'altra camera, per esempio un'altra K3. Passiamo in mezzo ai ciclisti che si stanno organizzando per la trasferta, per la gara di domani, la Nizza, la Torino-Nizza. Scusate. Ma scusate lei. C'è un meccanico, guarda, tranquillo, nessun problema. Prego. Altra camera. Camera da quattro letti questa volta, con il letto a castello disegnato leggermente in maniera differente per via dello spazio di accesso alle, dalle travi, quindi a soffitto, di nuovo abbastanza ampie, oltre i metri quadri richiesti dalla legge, siamo andati un po' oltre per avere più comfort per gli ospiti. Anche qui armadietti, questa vista con cortile, vista sul cortile, e spostando tutti gli armamenti arriviamo fino a raggiungere, di qua forse si vede, eccola là, l'emblema di Torino, la Mola Antonelliana. Bellissima quanto l'Attic Hostel. Siamo molto centrali, siamo proprio nel nucleo di Torino, e la comodità è la cosa principale per tutti gli ospiti. Insomma, Carlo, per chiudere, come vuoi invitare i clienti presso l'Attic Hostel? Perché dovremmo venire qui? Venite qui perché c'è il comfort, la comodità del centro, ci si sente a casa, la cucina è molto abbondante, fatta apposta per poter ospitare pranzi e cene di tutto il mondo. È un luogo dove si incontrano persone di tutto il mondo, si fanno grandi amicizie, e sono molto contento di tutto questo. Il risultato è riunire le popolazioni di tutto il mondo. Alla fine, nel mio piccolo, ci stiamo riuscendo, con l'aiuto ovviamente dei miei familiari e degli ospiti, naturalmente. Ospiti da tutto il mondo, potrebbe anche guardarci qualcuno da qualche paese in cui l'italiano non si parla. Salutiamo infatti un ospite da Corea. Hi. E perciò agli stranieri cosa vuoi dire in poche parole? Vorrei dire in inglese, yes, come here please. We have open arms and we are waiting for you, for everybody, bikers, motorbikers and everybody, travelers, backpackers, and waiting for you is a pleasure for us, and we want to give you the best of Turin, the best of Italy. And I want also to thank Solaround for this service. Thank you very much. I hope to see you again. Fantastico, Carlo. Grazie. Thank you very much, Attic Hostel. Thank you.